Bella raga, qua Bash e bentornati nel canale. Oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh! Master Duel con una nuova deck profile. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like per supportare la serie. Arriviamo a 100 like per una nuova deck profile golosa e andate a seguirmi su Instagram, mi potete trovare come Bastardo7. Allora, oggi vi ho portato un deck troll divertentissimo e super simpatico. Saluto Tommy, che mi ha consigliato di farci un video, e oggi, mentre stavo sulla tavoletta del cesso, ho creato questo aborto di deck devastante che va a mangiare tutto il deck del nostro avversario. Lo possiamo considerare tra il for fun e il diabolico, perché quando risolve non c'è niente da fare per l'avversario. E si parte, signori, con la profile, let's go! 3 per di dissolvitore da battaglia. Quando l'avversario dichiara un attacco, evochiamo specialmente questa carta dalla mano e finisce la battle phase. 3 per di spaventapasseri veloce, quando un mostro dell'avversario dichiara un attacco, effetto rapido, scartiamo questa carta, annulliamo l'attacco e terminiamo la battle phase. 3 per di max G, tanto per pescare. Una copia del Gabibbo, ovvero artista amico Ippopotamo, questo lo andiamo a evocare con le carte magia simpaticissime, l'effetto non ce ne frega un cazzo. 3 per di necrovolto diabolico infame schifoso. Se questa carta viene evocata normalmente, mischiamo nel deck tutte le carte bandite. Questa carta guadagna 100 punti di attacco per ogni carta mischiata nel main deck con questo effetto. Passiamo all'effetto diabolico di Satana. Se questa carta viene bandita, ogni giocatore bandisce 5 carte dalla cima del suo deck, o tutto il suo deck se meno di 5. 3 per del Kaiju Rettuono Colpo di Fulmine. 3 per di Jizukiru, il Kaiju Macchina. Questi qua ci servono per schiantarci. 1 per di Reijeki, sempre comodo per spaccare i mostri dell'oppo. 1 per di Distruggi Carte, entrambi i giocatori scartano tante carte quanto possibile, poi ogni giocatore pesca lo stesso numero di carte che ha scartato. 1 per di Mostro Resuscitato. 3 per di Sacrificio del Braccio Sinistro, questa carta è bandita nel TCG chissà per quale motivo, ma su Master Duel no, perché su Master Duel possiamo fare il cazzo che vogliamo. Se hai due o più altre carte nella mano, bandisci tutta la tua mano e aggiungi una magia dal deck alla mano. Regà, aggiungi una magia qualsiasi dal deck alla mano. Non puoi posizionare magie trappole durante il turno in cui attivi questa carta, ma sinceramente, sti cazzi. 3 per di Sonno Kaiju Interrotto, questa è una carta ultra rara, magari non ce l'avete, metteteci buco nero se non ce l'avete. Io l'ho messa perché ci aiuta a mettere i kaiju sul terreno e quindi velocizza un po' la nostra tattica di schiantarci. 3 per di Extravagance, per pescare un po' di carte simpatiche. 2 per di Gera della Prosperità. E attenzione attenzione, 3 per di Tempesta Infernale. Questa è la carta chiave del deck. Quando subiamo 3000 o più danni da combattimento da un attacco, possiamo attivare questa carta. Rimuovi dal gioco tutti i mostri nel deck e nel cimitero di ogni giocatore. Assurda. Questo deck ha difficoltà a vincere solamente contro i deck monnezza o magari dei deck strani tipo con 50 o 60 carte, perché giustamente andiamo a praticamente a perdere noi. 3 per di Carnevale Ippopotamo, ci speciala 3 segni a ippopotami, poi il resto dell'effetto manco l'ho letto ma non ci serve. E una copia di Super Carnevale Ippopotamo, questa qua ci va a specialare il Gabibbo dal deck, dalla mano, dal cimitero, poi possiamo evocare quanti segnamostri ci pare, in attacco o in difesa, sti cazzi. E loro hanno 0, praticamente questo qua ci serve per avere un mostro con attacco 0 che poi si va a schiantare contro il kaiju e poi andiamo a attivare la tempesta infernale. Per quanto riguarda l'extra deck, ci mettete tutte carte a cazzo di cane, che tanto non ci serve l'extra, perché cioè che tocca giocare pure l'extra questo deck. Io ci ho messo le prime carte che mi sono apparse a destra, vanno bene qualsiasi. Ok raga, la profile è finita, non vi metto il combo tutorial perché è veramente imbarazzante, vi spiego giusto al volo come funziona. Noi stagliamo la partita usando questi simpatici mostri che praticamente terminano la battle phase. Quando possiamo facciamo il kaiju a un mostro dell'avversario e poi o con uno di questi qua che ha 0 di attacco oppure con gli ippopotami ci andiamo a schiantare, perdiamo 3000 life points o anche di più e attiviamo questa. Se questa piccola combo si chiude, praticamente andiamo a vincere, perché con Tempesta Infernale andiamo a bandire tutti i mostri dell'avversario nel deck e quando vengono banditi 3 necrovolti poi andiamo a bandire ulteriori 15 carte all'avversario. Dopo di questo andiamo in end, tocca all'avversario, l'avversario non può pescare e perde automaticamente. Adesso vi lascio
un simpatico replay per vedere come funziona il deck. Let's go! Ok, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like per supportare la serie, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e arriviamo a 100 like per una nuova deck profile super golosa. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, let's go!